TakeTones.com. Benvenuti nel mio canale, bentornati. Oggi parliamo di questo argomento così complicato che è il prefermento. È un argomento molto complesso che è difficile da semplificare, ma che mi va di trattare perché torna spesso, tanto nel mio gruppo, dove io parlo abbondantemente di prefermenti, tanto negli altri gruppi. Perché è una di quelle cose che va molto di moda e vi anticipo che la maggior parte della confusione che si fa dipende più dalle definizioni che si danno che non dalla procedura, perché la procedura non ha assolutamente nulla di complesso. Allora, la prima distinzione da fare è tra impasti indiretti e impasti diretti, ed è una distinzione che ha senso fare solo quando si usa lievito di birra. Così come ha senso parlare di pre-fermenti soltanto quando si usa lievito di birra. Questa è la prima anticipazione che vi do. Così, prendetela come pillola, pillola di saggezza. Cos'è un impasto diretto, una lievitazione diretta? Un impasto che usa il lievito di birra direttamente come agente lievitante. Ci mettete la vostra dose di lievito di birra, l'acqua e farina, lo fate riposare, prima lievitazione, staglio, seconda lievitazione e lo buttate in forno. E avete fatto la vostra lievitazione diretta. Questa lievitazione può essere una lunga lievitazione, quindi cosa è successo nel mondo della panificazione? Che sono nate tutte queste farine di forza con 14-15 grammi di proteine, 350-400 V, eccetera, eccetera, per cui l'impasto, per poter avere una certa elasticità, soprattutto se utilizzate, se state facendo una pizza che ha bisogno di estendersi, ha bisogno di riposare 5-6 giorni in frigorifero. Quindi voi dovete programmare con largo anticipo la panificazione, no? Cioè, ci dovete pensare 5 giorni prima se volete mangiare pane. Quindi fate le lunghe lievitazioni in frigo. Prendete la prima lievitazione, lasciate riposare in frigo 5 giorni, poi la tirate fuori e fate la seconda lievitazione, altri 5 giorni di frigo, e nel frattempo vi è passata la fame. Questa è la lunga lievitazione con un metodo diretto. E il metodo indiretto, che risolve parzialmente questo problema, il problema dei 5 giorni di maturazione, invece un metodo che consiste nel fare, nell'utilizzare il lievito di birra non direttamente, ma indirettamente. Cioè fate un primo impastino, che ne so, 100 grammi di farina, 45 ml d'acqua, mezzo grammo di lievito. Lo lasciate riposare dalle 8, 16, 24, 48 ore e poi questo impasto che voi non avrete incordato, non avrete lavorato molto, dovete solo lasciare che la farina assorba l'acqua e il lievito, lo utilizzate come agente lievitante. A questa poi biga, a secondo di quanto l'avete tenuta, di quanto lievito avete messo, poi nell'impasto aggiungerete altro lievito. Questa biga può essere utilizzata in una percentuale che va dal 20-30% fino addirittura a bighe 100%. E quindi l'intera biga, e poi semplicemente vi limitate ad aggiungere il resto dell'acqua e se serve altro lievito. E quindi è un pre-impasto, è un qualcosa che fermenta prima e poi viene utilizzato come agente lievitante. Il pulisce è molto simile alla biga, soltanto che anziché utilizzare bassa idratazione, quindi del 45%, utilizzate alte idratazioni anche del 100%, quindi è una forma liquida. Laddove gli impasti in ambiente liquido fermentano molto prima perché l'acqua accelera i processi fermentativi, la biga solitamente si tiene dalle 2 alle 6 alle 8 ore prima di essere utilizzata. Ora, tra il 40%, 45% di idratazione della biga e il 100% di idratazione del pulish, e dalle 2 ore del pulish alle 48 ore della biga, c'è l'infinità della vostra fantasia.
più tutte le vostre posizioni preferite del Kama Sutra del pane. Perché è chiaro che poi un po' a livello amatoriale noi ci divertiamo a complicarci la vita, un po' a livello professionale si fanno continue sperimentazioni, per cui nascono poi bighe idratate al 60%, che nel frattempo, se sono idratate al 60%, saranno anche incordate, perché io vi ricordo che non è soltanto l'azione meccanica che incorda gli impasti, ma è anche il tempo, cioè l'acqua che è il tempo che vanno a formare glutine. Impasti no knead, cioè se impasti senza impastare, e sono impasti che vengono incordati soltanto attraverso le pieghe e il tempo. Quindi, quando voi state idratando al 60%, un minimo di corda gliel'avete data. A quel punto, tecnicamente, non sarebbe più una biga, ma una pasta di riporto. Ora, capite bene che andarsi a frantumare il cervello con delle definizioni comunque incomplete, perché non previste dalla panificazione. La panificazione era una cosa semplice. Prima si utilizzava il criscito, la pasta di riporto, lievito madre, chiamatelo come volete. Quando è nato il lievito di birra, si cominciava ad utilizzare il lievito di birra. Poi i panettieri, quando avevano una vita più semplice di quella che hanno per ora, utilizzavano il 2% di lievito, mettevano 10-20 grammi di lievito di birra su un chilo di farina e facevano lievitazioni corte di 5-6 ore. La biga, il pulisce, tutte queste tecniche, il pulisce per esempio la tecnica nordica, nascono con il nascere della complessità, per cui la lingua italiana non ha una definizione per ogni cosa che andiamo a fare e nascono mille confusioni. Ad ogni modo, perché si fa la biga? Perché si fa il prefermento? Si fa per andare a imitare l'azione della pasta madre. Siccome non stiamo utilizzando pasta madre, ma stiamo utilizzando lievito di birra, noi facciamo una bella biga che ha l'effetto di imitare l'azione della pasta madre. Mi spiego meglio. Intanto, mettendo acqua e farina, noi andiamo ad attivare i processi autolitici della farina. Autolisi, cioè i processi di separazione, quindi di scomposizione delle macromolecole principali della farina, quindi amido e proteine, e che avvengono per opera degli enzimi contenuti nella stessa farina. Questa è l'autolisi. L'idrolisi è una cosa molto simile, cioè sono i processi di scomposizione delle macromolecole contenute nella farina ad opera degli enzimi che agiscono, diciamo, a mezzo acquoso. Quindi quando, diciamo, l'ambiente deve essere acquoso si chiama idrolisi. Qual è la differenza tra autolisi e idrolisi? Quasi nessuna. Nell'idrolisi, oltre agli enzimi contenuti nella farina, agiscono anche gli enzimi contenuti nei lieviti e nei batteri. Quindi tecnicamente i processi che avvengono dentro la biga sono processi idrolitici. Se invece voi unite solo acqua e farina, i processi sono processi autolitici. Anche qui andarsi a perdere in queste definizioni, secondo me, è da cervellotici. Utilizzate autolisi e idrolisi come se fossero sinonimi e chi se ne frega. L'importante è che ci capiamo sul fatto che quando voi attivate una biga, state favorendo quella che è l'attività enzimatica della farina. Dopodiché, quando fare la biga? Quando non farla? La domanda è: io che ne so, cioè. Se voi non mi dite quali sono le caratteristiche della farina che state utilizzando, non ha senso fare per principio la biga, fare per principio il pulisce, cioè fare le cose perché vanno di moda. E diciamo che se la farina ha una bassa attività enzimatica, e solitamente le farine di forza macinate a cilindri hanno una bassa attività enzimatica perché la molitura a cilindri disattiva la maggior parte degli enzimi contenuti nella farina, allora ha senso fare delle bighe e delle lunghe maturazioni. Bighe e lunghe maturazioni. Se la farina è una farina che ha un'alta attività enzimatica, quindi sono delle macinate a pietra, il grosso senso di fare degli impasti indiretti non c'è. In realtà se si usa lievito di birra c'è, ma ve lo dico in un altro video. Però solitamente non ha molto senso, ecco. Cosa succede all'interno della biga o del pulisce? Succede che mentre si attiva, diciamo, l'attività digestiva, la lisi è una digestione della farina, il panetto nell'arco delle 18, 24, 48 ore viene contaminato dai batteri. Se
saranno i batteri che loro, con la loro attività proteolitica in particolar modo, i batteri lab, i batteri lattici hanno un'alta attività proteolitica, a scomporre le proteine in aminoacidi e gli aminoacidi in aromi, per cui la maggior parte delle, diciamo, dei profili aromatici complessi che voi notate mangiando un impasto fatto con la pila, che è molto più aromatico, deriva dall'attività dei batteri lattici che hanno contaminato l'impasto. Lo stesso identico risultato lo ottenete quando fate le lunghe maturazioni che passano dal frigo. Un impasto che ha riposato 4-5 giorni in frigo sarà un impasto che è stato contaminato dai batteri lattici e saranno loro a dare quel contributo di acido lattico e acido acetico che va a rendere la maglia più estensibile. Per cui se voi avete una farina di forza che normalmente ha 340-360 W e che è molto rigida, ha un TL molto elevato, andando a fare una biga ottenete anche questo secondo effetto, quindi produzione di acido lattico che vi aiuterà ad ottenere una maglia più rilassata. Nel frattempo, proprio perché la biga l'avete tenuta a temperatura ambiente, signori miei, non mettete la biga in frigo perché non ha senso mettere la biga in frigo. Avete anche accorciato i tempi di maturazione perché ci sarà una quota parte di farina che avrà maturato di più. Per cui, magari anziché tenere 5 giorni un impasto in frigo, lo potete tenere 24-48 ore. Se usate il Pulisce, avete accelerato i processi fermentativi. Quindi, normalmente il Pulisce avrà una maggiore quantità di acido lattico e avrà un sapore più acidulo rispetto alla biga, che avrà un sapore più dolce. In entrambi i casi, diciamo, le pause avranno favorito la formazione di glutine, per cui ci sarà una parte del glutine già formato e voi avrete maggiore facilità nell'impastare. La stessa identica cosa succede quando mettete le farine in autolisi, ovvero la sola acqua e farina senza lievito, perché il glutine si forma da solo. L'impastamento, un'azione meccanica, è tecnicamente un catalizzatore di una reazione che verrebbe comunque. Come quando voi mescolate col bastoncino lo zucchero nell'acqua e quello zucchero si scioglie prima, ma comunque si sarebbe sciolto, il glutine comunque si sarebbe formato. Ovviamente, più voi lo andate a sollecitare meccanicamente, più forte sarà la maglia glutinica, più velocemente si formerà il glutine. Quindi spero di essere stato chiaro. Biga impasto solido, pulisce impasto liquido, più tutte le vostre variazioni, le vostre perversioni, diciamo, erotiche sugli impasti. Badate bene che non critico, io sono uno di quelli che sperimenta in continuazione. Quindi spazio alla fantasia. Poi però spiegatemi la differenza fra una biga e un impasto fatto con una biga al 100%. Quindi tutta la biga viene solo reidratata e una lunga maturazione. Io non, tutte queste differenze non le capisco e parlo genericamente di pre-fermento e lievito di birra, che io tra l'altro non uso, quindi vi ho fatto questa spiegazione così, giusto per chiarirvi le idee. Andiamo al lievito madre. Il lievito madre, se voi lo mettete con acqua e farina, quindi fate esattamente quella stessa cosa che abbiamo fatto poco fa. Abbiamo fatto una biga con il lievito madre. Oppure ci mettete, anziché il 45% di idratazione, ci mettete il 100% e abbiamo fatto il pulisce con il lievito madre. Signori miei, questa qua è una cosa che possiamo accettare, cioè noi per comodità possiamo parlare di biga e di pulisce perché ci capiamo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il lievito madre già rinfrescato, peraltro. Poi ci abbiamo messo la farina e l'acqua, l'abbiamo lasciato 48 ore, quello, signori miei, è diventato lievito madre. Ok? Cioè, se voi fate questo pre-fermento con il lievito madre, ottenete altro lievito madre, perché tutti quei ragionamenti di cui sopra non hanno un senso. Cioè, l'impasto non ha bisogno di aspettare che venga contaminato dai batteri lattici, perché ci sono già i batteri lattici della vostra pasta madre. Semplicemente cosa è successo? E poi un giorno faremo un video lunghissimo sul lievito madre, io ci sto ancora studiando, ma questa informazione ve la posso dare. Che se voi avete fatto una biga, cioè avete fatto un rinfresco di fatto del lievito madre, la biga è un rinfresco del lievito madre, con poca acqua avrete ottenuto un bilanciamento più acetico. Se voi avete fatto un prefermento liquido,
e quindi l'avete lasciata lievitare 8-10 ore, avrete ottenuto un bilanciamento più lattico. Quindi in effetti qualcosa è successo alla vostra pasta madre. Dopodiché, questo vi va detto, non è detto che voi in 24 ore, 48 ore riuscirete a correggere il bilanciamento della vostra pasta madre, perché una pasta madre che è stata tenuta in un certo modo potrebbe non essere corretta da un solo rinfresco, e questa è una cosa che tutti noi sappiamo quando la pasta madre ha problemi e dobbiamo provare a rinvigorirla. Solitamente servono 2-3 rinfreschi per riprendere una pasta madre. Quindi se ha un bilanciamento lattico, voi facendo una biga al 45% tentate di spostarla verso l'acetico, ma non è detto che ci riuscite. Il punto di base è che nessuno di voi, nei vari gruppi, fa queste cose per ottenere questi risultati. Cioè, nessuno di voi mi dice ho fatto una biga con la pasta madre la sera prima perché avevo una pasta madre lattica e la volevo più acetica e viceversa. Sono solitamente cose che si fanno perché magari si viene dal lievito di birra, magari si sta utilizzando una farina di forza, perché c'è la moda per adesso delle farine di forza, della teglia alla romana, eccetera, eccetera. E allora dico io, quella cosa che faccio con il lievito di birra la faccio pure con la pasta madre, ottengo lo stesso risultato, neanche per niente. Perché? Perché nel frattempo, appunto, nella pasta madre ci sono i batteri lattici che si riprodurranno e l'effetto sulla maglia potrebbe non essere quello che voi vi aspettate. Cioè, se state facendo una biga con il lievito di birra, la maglia si estenderà. Se state facendo una biga con il lievito madre e voi ottenete il risultato che vi ho detto io, ovvero che aumentate la produzione di acido acetico, la maglia si irrigidirà. Voi lavorerete con una maglia più rigida. Il motivo per cui, per esempio, si dice, cosa che è vera, che quando si fa la pizza il lievito madre non è adatto. È esattamente questo, che il lievito madre sviluppa quantità di acido acetico che rischiano, se non è trattato bene, di infiggire la maglia, perché quando l'andate a stendere, parliamo della pizza tonda, potreste avere problemi. Siamo quasi arrivati alla fine, cioè, io non vorrei continuare di più su questa storia dei prefermenti. Andiamo al prefermento che faccio io. Io parlo di prefermento liquido. Che cos'è questo famoso prefermento liquido? Io nei vari video l'ho spiegato fattivamente che cos'è. È una cosa semplicissima. Partendo dal fatto che i grani antichi sono grani deboli che tendono a rilassare, per cui se voi li utilizzate con il lievito di birra così per come sono o con una pasta madre rinfrescata, vi si spiattellano, cioè fate dei dischi volanti. Attenzione, l'impasto è lievitato e sarà buonissimo da mangiare, soltanto tenderà a rilassarsi per tutta una serie di motivi che vi spiegherò altrove. Sono farine deboli, alcune hanno 60-80 W, per cui vi danno nella maggior parte dei casi questo effetto. L'acido acetico, quindi l'aceto fondamentalmente, più che il limone, vi aiuta a evitare questo rilassamento, cioè l'impasto, la maglia si irrigidisce, l'impasto rilassa meno, ma l'acido acetico non ha quasi nessun effetto sull'espansione, cioè la struttura dell'alveolo vi resta più o meno quella, non migliora, mentre migliora la tenuta del pane, vi viene un pane meno seduto sostanzialmente. Allora, a questo punto, per ottenere più acido acetico, quindi per ottenere una pasta più acida, cosa bisogna fare? O cosa faccio io quantomeno? Prendo la pasta madre, la rinfresco, dopo un'ora la metto in frigo, la faccio praticamente crescere in frigo, e in frigo ci metterà 2 giorni a raddoppiare in inverno, un po' meno in estate, quindi dopodiché la prendo nell'apice del suo sviluppo comunque. Quindi è una pasta madre non rinfrescata fino a un certo punto, cioè è una pasta madre che è stata rinfrescata in frigo. Quindi è ancora all'apice del suo sviluppo. Prendo questa pasta madre, che è stata tenuta in frigo, quindi in frigo cosa è successo? Che l'azione dei lieviti è stata rallentata, quella dei batteri continua, perché i batteri hanno delle sopportabilità, diciamo dei range di temperatura più alti rispetto al lievito. Quindi continuano a lavorare a temperature più basse e continuano a lavorare a temperature più alte rispetto al lievito. Quindi quando voi mettete gli impasti in frigo, rallentate i lieviti, ma i batteri continuano a lavorare per un altro poco. Quindi quella pasta madre che è inacidita, e io ho una pasta madre acida, per i fatti suoi, diciamo, con un bilanciamento molto acido, acido acetico intendo,
La metto nell'acqua con parte dell'acqua della ricetta. Solitamente cosa faccio? Prendo il 60% dell'acqua della ricetta, quindi se devo fare 1 chilo di farina prendo 600 ml d'acqua. Ci metto il lievito che devo utilizzare, la quantità di lievito che mi interessa utilizzare, e vado a montare o con il frustino o con il montapanna, se sto usando la planetaria. Questa, diciamo, iperdecantazione del composto con 100 grammi di farina della ricetta, che è solitamente un grano antico, molto enzimatico. Quindi questa iperdecantazione che vado a fare, cosa fa? Va banalmente a ossigenare il lievito madre. Quindi andando a ridare ossigeno, riattivo i lieviti. Riscaldo questa pasta madre che è uscita dal frigorifero, sarà, se no, se li avrà 10 gradi, quindi la riscaldo. E nel frattempo io ho aggiunto gli enzimi della farina di grano antico che andranno a ravvivare la fermentazione. Questo prefermento io me lo tengo dalle 2 alle 4 ore. Quindi, signori miei, sto praticamente facendo un rinfresco della pasta madre. Ci siamo. Che non mi deve arrivare a piena maturazione, per il discorso che dicevamo poco fa, perché quando io metto acqua, farina e pasta madre, sto ottenendo altra pasta madre. Quindi io non potrei lavorare con 700 ml di pasta madre su 1 chilo di farina, sarebbero delle dose abnormi. Quindi questo prefermento va tenuto a riposare veramente poco. Più è smunta la vostra pasta madre perché l'avete tirata fuori da frigo, più questo prefermento deve restare a riposare. E io solitamente d'estate, perché d'estate la pasta madre collassa anche se tenuta in frigo, per ovvi motivi. Quindi soprattutto d'estate io questo prefermento lo tengo anche 3 ore a riposare. Quindi che cosa ho fatto sostanzialmente? Diciamo di così complicato? Nulla, perché in realtà è una gestione più semplice della pasta madre. Voi non la dovete rinfrescare prima di utilizzarla perché ve la trovate, la prendete da frigo e la rinfrescate. Quindi non dovete fare il classico rinfresco prima di essere utilizzato. Vi limitate a fare questo giochino con la planetaria che ci vogliono 5 minuti e otterrete una pasta madre più acetica. Chiaramente state lavorando con esubero di pasta madre, quindi sarà sempre un'incognita quella pasta madre. Facendo questo prefermento comunque vi lievita, non vi si piantano i pani, e voi noterete se state utilizzando grani antichi un miglioramento sulla maglia, perché lavorerete con una pasta madre più acida. Ovviamente se la vostra pasta madre ha un bilanciamento più lattico, perché fondamentalmente l'avete trattata bene, l'effetto di questo modo di lavorare sarà diverso, cioè inutile dirvi che ognuno di noi ha la sua pasta madre che lavora a modo suo. Questo giochino, io per semplificarmi la vita, l'ho chiamato prefermento, ma non è tecnicamente neanche lui un prefermento, è un rinfresco della pasta madre in forma liquida, cioè io anziché averla rinfrescata in forma solida, come si fa di solito, una parte di pastamato, una parte di farina e metà d'acqua, ci ho messo una montagna d'acqua e pochissima farina, perché ci ho messo su 200 grammi di pastamato, ho messo 600 ml d'acqua e 100 grammi di farina. Sempre un rinfresco è sempre un rinfresco. Ovviamente questo rinfresco non ci metterà 4 ore a raddoppiare, in un'ora ci ho messo solo 100 grammi di farina, ho riattivato i lieviti. Capite? Perché lo chiamo prefermento? Per capirci, perché non ho nessun altro modo di chiamarlo. L'importante è che capite la logica di questo modo di ragionare, che io trovo, al di là del fatto che ottengo buoni risultati, risultati migliori che con la pasta madre rinfrescata, io ho fatto delle prove, risultati migliori che con la pasta madre rinfrescata, sui grani antichi usati in purezza, attenzione, è un metodo anche abbastanza comodo, perché voi così non avete esuberi, non dovete buttare via niente, non dovete fare rinfreschi prima. Ovviamente, se non siete di quelli che panificano ogni 2 o 3 giorni come faccio io, ma panificate una volta alla settimana, vale lo stesso ragionamento che vi ho fatto. Questo prefermento, io praticamente d'inverno, lo faccio sostare 10 minuti, mezz'ora. Voi, se avete una pasta madre smunta, questo prefermento fatelo sostare un po' di più, perché ci sarà più bisogno che i batteri riattivino. Solitamente, comunque, non più di 4 ore in inverno e non più di 2 ore in estate, perché poi, ripeto, diventa tutta pasta madre e state lavorando con dosi abominevoli di pasta madre.
Io spero di essere stato chiaro in qualche modo, perché gli argomenti sono molto complessi. Ho parlato mezz'ora, i sopravvissuti mettono un like, dico se avete aspettato, mi avete ascoltato per mezz'ora il like mettetelo e se avete la bontà condividete questo video nei vostri social, così giusto per creare un po' di discussione in più. Io vi lascio e ci vediamo alla prossima. DigTones.com